Grazie, buongiorno. Sono contento di stare qua con voi oggi pomeriggio per questa bella iniziativa. Saluto tutti i ragazzi che partecipano, che vedo che sono tantissimi, ben più di 300. E in realtà, come appunto vi è stato detto, io insegno diritto costituzionale qui in Università Bocconi. Quindi insegno di quella branca del diritto che ha a che fare evidentemente con la Costituzione. Questo sarà un po' il tema di questa nostra chiacchierata. Che cos'è una Costituzione? Com'è la nostra Costituzione? Cosa prevede? Evidentemente, appunto, in una sintesi, così un po', brutale per certi versi, che vuole avere se non altro lo scopo di, come dire, incuriosirvi o comunque di stimolare una vostra riflessione, sui temi che affronteremo, sui temi cui, accenneremo. Non soltanto evidentemente per, come dire, incentivare eventuali vostre passioni di studio giuridiche, con proiezioni anche poi sulla scelta universitaria, ma anche, se vogliamo. Se posso essere, diciamo, un po' così, un po' anche presuntuoso, diciamo, perché evidentemente è una sfida abbastanza impegnativa questa, anche per cercare di muovervi ad acquisire una sempre maggiore consapevolezza del vostro essere cittadini, muovervi a vivere la vostra cittadinanza se non altro consapevolmente. E io direi che forse la cosa migliore è cominciare da voi, nel senso che evidentemente non possiamo sentire 350 opinioni, però sarebbe carino se qualcuno di voi condividesse all'inizio di questa nostra chiacchierata qualche sua idea. In particolare mi piacerebbe sapere cosa avete in mente voi per Costituzione, cioè cosa immaginate che sia una Costituzione. A cosa immaginate che una Costituzione possa servire? Ecco, questa direi è la domanda da cui dobbiamo partire e da cui mi piacerebbe che partiste voi. A cosa serve una Costituzione? Cioè, perché a un certo punto nella storia di un paese, nell'evoluzione di una civiltà, c'è una Costituzione, interviene una Costituzione? Quindi qual è la funzione della Costituzione, a cosa serve? Perché è chiaro che se non acquisiamo questa consapevolezza, cioè se non capiamo a cosa serve la Costituzione, non saremo neanche stimolati a considerarla degna di attenzione, a considerarla degna di considerazione e di importanza. Per cui ecco, vediamo un po', non so operativamente come possiamo fare, ci aiuteranno dalla regia, però qualcuno di voi vuole lanciarsi nel tentativo di offrirci, di condividere con noi una definizione di Costituzione appunto un'indicazione su quale potrebbe essere la funzione della Costituzione. Non necessariamente un discorso che abbia a che fare con il nostro caso italiano, pensatelo un po' in astratto, pensate a appunto un paese astratto, a una situazione giuridica, a una situazione storica non necessariamente specificata, perché a un certo punto ci si dà una Costituzione? Cosa si vuole fare con la Costituzione? Perfetto, mi dicono, leggo che la chat è aperta, quindi vediamo un po' chi di voi si lancia. A cosa serve una Costituzione? Questa è la domanda da cui vorrei partire. Probabilmente qualcuno di voi, peraltro, questa domanda l'ha affrontata anche incidentalmente nei suoi studi, perché se non altro, appunto, approfondendo la storia, almeno dal Settecento in avanti, ci sono dei momenti costituenti, cioè dei momenti in cui una società si dà una Costituzione. E che se la dà a fare? Per fare cosa? Cosa vuole dire dandosi una Costituzione? Anche il nostro paese cosa dice quando, dopo il secondo conflitto mondiale, quindi diciamo tra il 46 e la fine del 47, si dà una nuova Costituzione, si dà una Costituzione? Vincete la timidezza e lanciatevi.
Allora, ecco, grazie Lavinia. Lavinia dice che la Costituzione è un insieme di leggi che servono a regolare una società, che è una buona definizione, grazie Lavinia, da precisare, adesso la preciseremo insieme, però è sicuramente una buona base di partenza. C'è qualcun altro che vuole provare a... Allora, Gaia ci scrive, serve per risolvere i problemi comuni e punire chi li crea. Jacopo dice per regolare e organizzare lo Stato. Allora, già queste tre prime definizioni, poi se qualcun altro vuole intervenire, lo faccia utilizzando la chat. Già queste tre prime definizioni, ecco, Giovanni dice la Costituzione è la base giuridica dello Stato, ma anche sociale, delinea quelli che sono i diritti e i doveri ed è il simbolo di una società stessa. Ottimo. Mi fermerei qui. Non per frenare, diciamo, i vostri entusiasmi, ma perché già queste tre risposte mettono sul tavolo tanto materiale. Se volessi io dare una domanda, chiedo scusa, se volessi io dare una risposta alla domanda che vi ho fatto, ecco, io direi che la Costituzione, ogni Costituzione, è anzitutto una polemica con il passato. La Costituzione segna sempre un momento di rottura. Grazie a Giulia per la tua definizione che lo sto leggendo e riprenderemo. Dicevo, la Costituzione è sempre un momento di rottura con il passato. Io prima vi dicevo, dal Settecento in avanti fioriscono le Costituzioni, ma perché dal Settecento in avanti fioriscono i momenti in cui si dice basta con questo passato, facciamo qualcosa di nuovo. Quindi possiamo dire che ogni Costituzione, da una parte, è un mai più questo passato che noi stiamo condannando. Dall'altro lato è un da oggi, da questo momento, da oggi invece, costruiamo qualcosa di nuovo. In questo senso, come dice Giovanni, la Costituzione è la base giuridica ma anche sociale, perché è su quello che si costruisce qualcosa di nuovo, orientandola a principi fondamentali, come giustamente dice Giulia, quando parla quando usa la metafora della bussola. Quindi, riprendendo il discorso, da un lato una Costituzione è un mai più. Pensiamo alla nostra Costituzione. In Italia abbiamo una Costituzione che entra in vigore il 1 gennaio del 48 e che è scritta dopo la catastrofe della Seconda Guerra Mondiale e, per quanto riguarda l'Italia, dopo la catastrofe del ventennio fascista. Qual è il mai più della Costituzione italiana che entra in vigore nel 48? È sicuramente un mai più il fascismo. Questo è chiaro. La Costituzione italiana è una Costituzione intrinsecamente antifascista. Nel momento in cui, cioè, fonda, diciamo, delinea le fondamenta per la nuova società, esclude da queste fondamenta tutti gli antivalori che il fascismo ha rappresentato. Questo è un tema delicato, in qualche modo è stato oggetto di attenzione per alcuni eventi di cronaca anche nelle ultime settimane. Tutto ciò che in qualche modo è accomunato dalla violenza intrinsecamente, dalla violenza politica intrinseca dell'esperienza fascista, è al di fuori di ciò che la Costituzione ritiene si possa tollerare. Quindi c'è un mai più preciso, mai più l'esperienza fascista, attenzione, non solo mai più l'esperienza fascista come fatto storico, è chiaro che quello è irripetibile. È un mai più rispetto a tutti quei valori, meglio quegli antivalori, quei valori negativi che l'esperienza fascista ha incarnato. Ma poi c'è anche la seconda parte, c'è un da oggi. E questo da oggi si costruisce grazie a questa bussola. Questo da oggi si costruisce sulle basi
di una tavola di valori condivisi. Di una tavola di valori condivisi. Che significa? Significa che è chiaro che in una società ci saranno sempre conflitti, soprattutto nelle società moderne, che sono aperte a molteplici dimensioni, che sono aperte a un pluralismo molto forte. Ora, quello di eliminare il pluralismo, quello di eliminare il conflitto, è in realtà un falso mito. Questo è impossibile, non si può fare. Una società moderna vive di conflitti. E certe volte il conflitto ha anche un valore in sé, perché il conflitto politico, la dialettica politica, il confronto tra diverse visioni del mondo politiche è qualcosa di positivo, è il cuore della democrazia. Qual è il punto? Il punto è che il conflitto all'interno della società va bene, purché resti però nei confini di una cornice di valori condivisi. Cioè, va bene, litigheremo, ma attenzione, ci sono alcune cose su cui non possiamo litigare. Ci sono alcune cose che mettiamo alla base di questa nuova società. Ci sono alcuni principi, alcuni valori, alcuni diritti che ci impegniamo a non mettere in discussione. Perché qualora cominciassimo a mettere in discussione, lì sarebbe il caos. Lì la società veramente si disgregherebbe. Lì crollerebbe il nuovo edificio che noi, con la nuova Costituzione, stiamo costruendo. Così è, ad esempio, per il principio dell'eguaglianza. Così è per il principio della inviolabilità di alcuni diritti, la libertà personale, la libertà di espressione, la libertà religiosa. Quindi c'è un nucleo di valori, un nucleo di diritti che la Costituzione in qualche modo che cosa fa? Pone al riparo da aggressioni e ripensamenti. Noi possiamo ripensare tante cose, possiamo cambiare orientamenti politici, possiamo un giorno decidere, che so, di affrontare una determinata questione in un modo piuttosto che in un altro, va bene, ma c'è un nucleo di cose che è sottratto a questo logorio del tempo. C'è un nucleo di valori che in qualche modo aspira all'eternità. Tant'è vero che noi diciamo che la nostra Costituzione, uso una parolina tecnica, è una Costituzione rigida. Che significa rigida? Diciamo che è una Costituzione rigida nel senso che la Costituzione non si può cambiare tanto facilmente. Ci sono alcune parti che non si possono proprio cambiare e sono le cose che noi riteniamo non negoziabili in assoluto. Sono l'eguaglianza, sono la libertà personale, sono la libertà religiosa, sono la libertà d'espressione, sono il diritto alla difesa. Queste cose non le possiamo modificare. Tutto il resto della Costituzione sì, lo possiamo modificare, ma con una procedura un po' complicata. Eh? Una procedura un po' complicata che non è quella che il Parlamento ordinariamente usa per approvare le leggi e le leggine ogni giorno, e che peraltro prevede in alcuni casi anche un referendum, quindi un passaggio attraverso il popolo, attraverso il corpo elettorale. Quindi, ripeto, la Costituzione è un mai più. Ma è anche un da oggi, nel senso che fonda una nuova società su una tavola di valori condivisa e il fatto che quella tavola di valori sia sottratta alla possibilità di essere modificata mantiene l'ordine, perché l'ordine della società viene meno se noi in continuazione possiamo metterci a ridiscutere le fondamenta di questa società. E d'altra parte noi accettiamo che oggi al governo ci sia qualcuno, accettiamo che oggi al governo ci sia qualcuno che non ci piace, domani invece ci piacerà, soltanto a patto che quel qualcuno che governa oggi o domani o dopodomani non possa mettere mano a quella tavola di valori condivisi, non possa andare a modificare quei valori che stanno alla base della società. Chiaro? Detto questo, facciamo un ulteriore passaggio
che peraltro riprende invece altri tipi di definizioni che alcuni di voi hanno dato in chat. Qual è il contenuto di una Costituzione? Poi in concreto cosa ci dice una Costituzione? Diciamo che non so se ricordate la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino che viene approvata durante la Rivoluzione francese, no? Nel 1789. C'è un articolo di quella dichiarazione, l'articolo 16 della dichiarazione dei diritti dell'uomo, che dice: uno Stato, un popolo, una nazione che non ha garanzia dei diritti e separazione dei poteri non ha una Costituzione. Questa norma, che è ancora attuale, tutto sommato, ci dice che quindi il contenuto di una Costituzione si articola in questi due elementi: garanzia dei diritti e separazione dei poteri. Che significa garanzia dei diritti? Garanzia dei diritti significa prevedere che ci sono alcuni diritti inviolabili, elencarli in modo tale da rendere chiaro questo aspetto e poi istituire dei meccanismi che, come dire, servono a controllare che effettivamente quei diritti non vengono lesi. Ad esempio, un grande meccanismo per controllare che i diritti previsti dalla Costituzione non vengano lesi è l'esistenza di un giudice all'interno dell'ordinamento che cosa fa? È un giudice un po' particolare, perché è un giudice che controlla la costituzionalità delle leggi approvate dal Parlamento. Cioè, il Parlamento approva le leggi. Queste leggi però non possono violare la Costituzione, in modo specifico non possono violare quei diritti che la Costituzione elenca come inviolabili. Ma chi è che controlla questa cosa? Lo controlla un giudice apposito che da noi si chiama Corte Costituzionale, ma che con nomi diversi ricorre oggi in tutti gli ordinamenti democratici contemporanei. Quindi è vero, sì, il Parlamento fa le leggi, ma non è onnipotente. Una volta si diceva che i parlamenti erano onnipotenti, si diceva i parlamenti possono fare tutto, l'unica cosa che non possono fare è cambiare l'uomo in donna e la donna in uomo. E questo non è più vero. I parlamenti non sono onnipotenti, non possono fare tutti, perché essi stessi devono rispettare la Costituzione e c'è qualcuno che controlla che la Costituzione sia stata rispettata, la Corte Costituzionale. E se la Corte Costituzionale ritiene che la Costituzione non sia stata rispettata da una legge, la annulla, la cancella dall'ordinamento. Garanzia dei diritti. Seconda cosa contenuta nella Costituzione, separazione dei poteri. Questo è un principio che ci viene dalla riflessione giuridica del Settecento, in modo particolare da Montesquieu, che è quello che teorizza la separazione dei poteri. Che significa separazione dei poteri? Significa che all'interno di uno Stato ci sono diverse funzioni, c'è chi fa le leggi, c'è chi dà esecuzione alle leggi, c'è chi controlla la corretta applicazione delle leggi, potere legislativo, potere esecutivo, potere giudiziario. Bene, questi tre poteri devono appartenere a tre soggetti diversi. A tre soggetti diversi. Perché questo? È perché è chiaro che se questi tre poteri appartenessero, come appartenevano nello Stato assoluto, quindi fino, diciamo, al 600, con un qualche in realtà prosieguo nel 700, se questi poteri appartenessero a un solo soggetto, questo soggetto sarebbe veramente onnipotente, sarebbe veramente il Leviatano di cui parla Hobbes, questo mostro che può fare tutto. Se noi invece li scorporiamo, se noi invece li attribuiamo a tre poteri diversi, a tre soggetti diversi, beh, allora ciascuno controlla l'altro. Ciascuno fa arretrare l'altro, come scrive Montesquieu, per evitare che esorbiti, che abusi del suo potere. Quindi, che succede in concreto? Che il potere giudiziario è attribuito a una categoria di soggetti,
i giudici, è attribuito alla magistratura, che sono indipendenti da qualsiasi altro potere. Che significa indipendenti? Significa che un giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, in un processo, quando scrive una sentenza, non deve rendere conto a nessuno. E nessuno potrà intervenire a dire no, non si rispetta la sentenza del giudice. Nessun altro dei poteri dello Stato. Potere giudiziario. Potere legislativo. Chi lo esercita il potere legislativo? Cioè il potere di fare la legge, l'esercita il Parlamento e nessuno potrà intervenire a dire no, caro Parlamento, non puoi fare questa legge, no, devi fare questa legge, salvo ovviamente che poi quella legge sia conforme alla Costituzione, altrimenti, vi ricordate, l'ho detto prima, c'è il controllo della Corte Costituzionale. Peraltro il Parlamento, come dire, occupa anche una posizione privilegiata perché il Parlamento è nel nostro sistema l'unico organo eletto direttamente dai cittadini, l'unico organo pienamente, quindi direttamente rappresentativo. E poi c'è il governo. Il governo cosa fa? Il governo esercita il potere esecutivo, cioè il potere di dare attuazione, di eseguire le leggi approvate dal Parlamento. Infatti, il governo è, diciamo, a capo di una macchina amministrativa burocratica enorme che noi chiamiamo la pubblica amministrazione, che è quel complesso di uffici che serve per dare esecuzione alla legge. Un ultimo passaggio, prima di fermarmi e magari recuperare qualche vostra domanda. Il Parlamento, detto, è eletto direttamente dai cittadini, è democraticamente eletto. E il governo che legittimazione ha? Ora, nel nostro sistema il governo non ha una legittimazione diretta. Il governo, quindi Mario Draghi e gli altri ministri oggi, non sono eletti direttamente dai cittadini. Ma non, questa è una cosa che non riguarda solo Mario Draghi, evidentemente. Ma riguarda tutti i governi della Repubblica da quando è in vigore la Costituzione, dal 48. Perché? Perché la nostra Costituzione poteva scegliere diversamente, ci sono tanti modelli. In America il governo è eletto direttamente dai cittadini, così pure in Francia. Da noi si è scelto diversamente. E qual è il modello della nostra Costituzione? Il modello della nostra Costituzione prevede che i cittadini eleggano il Parlamento. Come vi dicevo, quindi il Parlamento sia l'unico organo direttamente rappresentativo. Poi è il Parlamento che, diciamo, dà mandato al governo. È il Parlamento che dà la sua fiducia al governo, gli dà fiducia, gli dice: ok, mi piace il programma che proponi. Mettiamoci a lavorare per realizzarlo insieme. Gli dà fiducia. Quindi il governo ha, diciamo, un legame con i cittadini indiretto. Ce l'ha, ma ce l'ha attraverso i rappresentanti dei cittadini, che sono i parlamentari. Ed è chiaro che il Parlamento, come può dire: va bene, ti do fiducia, lavoriamo insieme, può anche revocare questa sua decisione. Può cioè in qualsiasi momento dire: no, non hai più la mia fiducia, non mi piace come stai lavorando, non ti sostengo più. Allora, in questo caso, il governo è costretto ad andare a casa, è costretto a dare le dimissioni. E che succede a quel punto? Si fanno nuove elezioni? Non necessariamente. Non necessariamente, perché se il Parlamento è in grado di individuare un nuovo governo cui dare la fiducia, un nuovo governo da sostenere, si procede così. Sostiene un nuovo governo, ci sarà un nuovo governo. È chiaro che se poi invece il Parlamento non riesce a mettersi d'accordo, non riesce a individuare un nuovo governo cui dare fiducia, allora non c'è soluzione. Bisogna votare di nuovo per avere un nuovo Parlamento che magari riesce invece a
trovare un compromesso per formare un nuovo governo. E l'ultimo passaggio, perché ci siamo dimenticati di un personaggio significativo in tutto questo, che è il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, vedete, mette un po' in crisi la tripartizione dei poteri di Montesquieu, perché il Presidente della Repubblica non è né potere giudiziario, né potere esecutivo, né potere legislativo, però interviene in ciascuno di questi tre poteri. Può intervenire nell'esercizio del potere giudiziario, perché ad esempio se un magistrato condanna qualcuno, il Presidente della Repubblica può concedere la grazia, può liberarlo. Interviene nell'esercizio del potere legislativo, perché quando il Parlamento approva una legge, poi la parola definitiva è in realtà del Presidente della Repubblica, con una serie di limiti che non stiamo qui a vedere. Ma il Presidente della Repubblica può addirittura dire al Parlamento c'è qualcosa che non va, riesamina la legge. E ancora, infine, il Presidente della Repubblica interviene nell'esercizio del potere esecutivo. Perché? Perché è il Presidente della Repubblica che nomina il governo. Certo, vale quello che vi ho detto prima, cioè quel governo per stare in piedi ha bisogno della fiducia del Parlamento, ma è il Presidente della Repubblica che lo nomina. Ovviamente il Presidente della Repubblica è costretto a nominare un governo che abbia la fiducia del Parlamento per i meccanismi che vi ho illustrato. E questo comprime un po' la sua capacità decisionale, però dipende, perché ci sono circostanze politiche in cui il ruolo del presidente diventa più significativo. Quindi, che funzione ha il Presidente della Repubblica? Il Presidente della Repubblica sta al di fuori dei tre poteri classici dello Stato, ma ha in mano una serie di strumenti che gli permettono di intervenire quando il sistema è in crisi, quando il sistema rischia di bloccarsi. Allora il Presidente della Repubblica interviene e riavvia il buon funzionamento del sistema. Io mi fermerei qui anche perché non ho verificato il tempo, però facciamo così. Vediamo se ci sono domande da casa, altrimenti io continuo a fiume e non mi fermo più. Vediamo se ci sono domande da casa, perché sarebbe interessante dire qualcosa su cose su cui avete curiosità o dubbi, altrimenti vediamo un po' come procedere. C'è qualcuno che da casa vuole chiedere qualcosa? Non abbiamo domande, vediamo, aspettiamo ancora un secondo, professore. Ma è stato un intervento davvero interessante, credo molto utile per i ragazzi, anche perché ha toccato temi attuali, situazione politica attuale, l'importanza della Costituzione oggi. Quindi davvero interessante, credo, per i ragazzi che ci stanno seguendo veramente da tutta Italia, siamo arrivati quasi a 400. Ci sono domande, ragazzi, aspettiamo ancora un pochettino, comunque il professore rimane per me è tutto chiaro, Gaia dice. Grazie Gaia, meno male, sempre insomma una buona notizia. Credo che possa rimanere ancora con noi qualche minuto, giusto? Intanto noi, magari se avete domande potete comunque farle in chat e al limite ridò la parola al professore per eventualmente rispondere. Nel frattempo andrei avanti con l'agenda, vedo collegata Diana Cavalcoli, la giornalista del Corriere, la nostra collega. Eccoci, ciao Diana, e ti lascio la parola per presentare le snack news di fatto. Ecco, abbiamo guarda Diana. Eccoci, intanto buongiorno a tutti, anche ai ragazzi che sono in collegamento. Ah, forse abbiamo una domanda, scusate, l'ho vista adesso, esatto, per il professore, visto che è collegato. Che non è una domanda da poco, peraltro. Esatto. Giulia chiede come si potrebbe risolvere la situazione in Polonia, dove la Corte Costituzionale è stata accusata di essere all'indipendenza del governo. Allora, non la possiamo risolvere, evidentemente, perché ciascuno Stato è sovrano e prende le sue decisioni in materia. Ciascuno Stato è sovrano, direi, limitatamente oggi,
perché alcuni stati, tra cui la Polonia, hanno aderito all'Unione Europea. Aderire all'Unione Europea significa anche, ha significato anche per gli stati membri, accettare di condividere alcuni valori. E tra i valori che stanno a fondamento dell'appartenenza all'Unione Europea c'è sicuramente il valore della indipendenza dei giudici, che è gravemente compromessa e minata in Polonia al momento. Per cui adesso il discorso è, cioè, da un punto di vista di diritto interno, il governo polacco può dire: ma noi abbiamo fatto tutto regolarmente rispettando la legalità formale, il che tutto sommato è incontestabile. Però da un punto di vista esterno, a questo punto il problema è: ma può uno Stato che compie un atto in aperta violazione dei valori posti a fondamento dell'adesione all'Unione Europea continuare a godere dei benefici che derivano dall'appartenenza all'Unione Europea? La risposta sarebbe no. Chiaramente la questione è molto delicata anche per rapporti diplomatici, però l'Unione Europea in realtà si sta muovendo abbastanza decisamente nei confronti della Polonia, così come per l'Ungheria, per altre questioni, nel senso di chiedere di apportare le modifiche necessarie per ripristinare il rispetto dei valori dello Stato di diritto, pena alcune sanzioni che poi dovranno essere, con tutte le attenzioni del caso, insomma, definite in futuro. Non so se ho risposto, Giulia. Sì, direi che ha risposto. Infatti, una delle ipotesi, tra l'altro la peggiore ovviamente di questo scenario, è la cosiddetta Polexit, che esca insomma dall'Unione Europea. Ci auguriamo che non succeda e si possa risolvere in altro modo. Grazie al professor Testa per insomma essere stato con noi e anche aver risposto alle domande dei ragazzi, che fa piacere insomma quando arrivano, perché insomma anche in digitale si è davanti a uno schermo, non si ha la percezione di star parlando con delle persone, così almeno c'è un po' uno scambio. Grazie mille al professore. Grazie a voi, in bocca al lupo e buon lavoro.